Dopo il servizio di Rete 55 sui casi Covid alle residenze Molina di Varese, ATS effettua un sopralluogo e predispone interventi di contenimento. L'artista Ravo, impegnato in un murales all'ospedale di Varese, un omaggio dell'azienda e del Circolo della Bontà a tutti coloro che da un anno lottano contro la pandemia. Intervista al neocommissario della Lega Stefano Gualandris, che riceve il testimone di Matteo Bianchi e si butta a capofitto nella campagna elettorale. Blinda Cassani e mostra pollice verso a Forza Italia. Ricca pagina sportiva con la nuova puntata di Vincere dedicata a Toto Bulgheroni e quella dello sport in città, ancora sugli impianti varesini. Poi 55 a canestro. Buonasera, benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale. Covid, sopralluogo di ATS in Subria alle residenze Villa Molina di Varese, rafforzate le misure di contenimento del contagio. A seguito del servizio trasmesso proprio da Rete 55, che rendeva nota la positività di 18 pazienti della struttura, molti dei quali ultra novantenni, e del personale sanitario, ATS ha avviato le conseguenti inchieste epidemiologiche sui casi positivi con l'attivazione della sorveglianza sanitaria sull'intera comunità. Tutti gli ospiti e gli operatori presenti in struttura sono stati sottoposti a tamponi e sono emerse 16 positività tra gli ospiti e 7 tra gli operatori. Nel corso del sopralluogo sono state ribadite e rinforzate le misure necessarie per la gestione dell'emergenza. Ad oggi risultano ospedalizzati 6 ospiti, di cui uno per patologie diverse dal Covid. In struttura sono presenti 12 ospiti, di cui 11 positivi. Un ospite si è sempre mantenuto negativo, 2 sono attualmente sintomatici, gli altri invece sono in buone condizioni generali. Abbiamo sempre collaborato con ATS, dicono dalla direzione della struttura, e siamo rimasti in attesa del nostro turno per le vaccinazioni. E ora la cronaca: denunciato per ricettazione, guida senza patente e ingresso clandestino in Italia. Sequestrata la macchina che guidava. Al lavoro la polizia di Busto Arsizio, che ieri ha fermato per un semplice controllo una vettura sul Sempione. Alla vista della volante, il conducente ha effettuato un'inversione del senso di marcia tentando di allontanarsi, ma è stato raggiunto dai poliziotti. A bordo della macchina vi erano 2 cittadini del Nord Africa di 30 e 26 anni che durante il controllo hanno manifestato nervosismo. Alla richiesta dei documenti il passeggero li ha forniti ed è risultato regolare. Non è andata così per il conducente 26enne, completamente privo di documenti. Accompagnato in commissariato e sottoposto a vari controlli e rilievi di fotosegnaletici, il conducente è risultato privo di patente di guida e clandestino sul territorio nazionale. Cambiamo ora argomento. Questa mattina abbiamo sottratto per qualche minuto l'artista Ravo alla sua ultima fatica, un'opera che abbellirà l'ospedale di Varese. Vediamo i dettagli nel servizio. L'artistica bomboletta spray di Ravo è tornata in azione a Varese, stavolta in un contesto due volte simbolico, perché lì di fronte all'ospedale di Circolo l'aria che si respira non sa solo di assistenza, ma di speranza e di misericordia, come quella sprigionata dal San Sebastiano curato nel corpo e nello spirito. È un uomo, non è ancora un santo, quando San Sebastiano appunto viene soccorso dalle due donne non è ancora santo, quindi è una persona anche comune, vicina anche a tutti noi, e è un'opera di un pittore pazzesco, che è un'opera di Georges de la Tour, che è un caravaggista francese, incredibile, del 1600, è un'opera meravigliosa. L'anno scorso era in esposizione a Milano per l'esposizione di Georges de la Tour, e sono felice di poterla realizzare qua a Varese e spero possa essere anche un messaggio per il futuro di speranza, e soprattutto quando fra qualche anno la si guarderà magari con occhi diversi e con anche sollievo dall'essere usciti da questa maledetta situazione. L'opera, realizzata su input del Circolo della Bontà nell'ambito del progetto Curarti di SST Sette Laghi, segue quelle che portano la firma di Ravo nel Palazzo di Giustizia in zona Belforte e riafferma il ruolo della street art quale linguaggio universale utile a coagulare in pochi tratti l'essenza del presente, trasformando il tessuto urbano in corpo animato, sociale, sensibile, reattivo. Le fatiche di Andrea, che tra l'altro daranno colore e significato semantico alla torre di raffreddamento antistante l'ingresso del monoblocco, dovrebbero concludersi, meteo permettendo, nel giro di pochi giorni. Per finirla sono 5 giorni lavorativi / 6, dipende ovviamente
dal tempo, ma sembra che non sia ancora arrivato il Luna Park, quindi non piove. Per la politica abbiamo incontrato il neo segretario della Lega Stefano Gualandris, che blinda i candidati di Varese, Busto Arsizio e Gallarate, e che porta con sé i vertici provinciali Federico Martegani e Alessandro Fagioli. Vediamo i dettagli nel servizio. Un saluto a voi tutti, baciati da un bellissimo sole in piazza Montegrappa con Stefano Gualandris, neo commissario provinciale della Lega, che tra l'altro ci rilascia questa intervista nel giorno del suo compleanno, quindi doppiamente disponibile. Lo ringraziamo, gli facciamo tanti auguri, ma andiamo subito al sodo, perché è un momento di corsa già iniziata, collaudata e avviata in vista delle prossime elezioni, e questo cambio in corsa in tanti non se lo aspettavano. Lei come lo ha vissuto? Ma innanzitutto ringrazio tutti voi e gli ascoltatori. Come l'ho vissuto? L'ho vissuto come una sorpresa, io stesso, perché non era stata una cosa annunciata. Non è niente di strano in ambito della Lega, perché a tutti i livelli, sia nazionali che provinciali, stiamo cambiando i vari segretari per la transizione fra Lega Salvini Premier e la vecchia Lega Nord. Rispetto alla lunga leadership provinciale di Matteo Bianchi, prima come segretario, poi come suo predecessore nelle vesti di commissario, quali margini di continuità e quali di discontinuità? Ma allora, sicuramente sarà più continuità che discontinuità. Matteo Bianchi, come ho già detto, non è una frase di rito, in questi quasi 9 anni ha lavorato bene ed è riuscito a risolvere problematiche non semplici territoriali anche con gli alleati. La mia ovviamente è una visione un po' più imprenditoriale della gestione della segreteria provinciale. Imposterò sicuramente una struttura che darà molta fiducia ai collaboratori, ma al contempo molto presente verticistica. Io ho già detto a tutte le principali sezioni, ai sindaci, che sono a disposizione per qualsiasi necessità di telefonare anche direttamente al sottoscritto. Questa sarà forse la grande discontinuità, perché Matteo Bianchi, facendo l'onorevole, non riusciva più a dare questa disponibilità territoriale. In senso di accordi con gli alleati o di continuità organizzativa, esattamente la medesima segreteria. È arrivato al nodo forse più delicato. È vero che i tavoli provinciali sono già avviati, è anche vero che Forza Italia da un po' di tempo scalpita e dice: a noi azzurri tocca un candidato sindaco in una delle 3 città. Allora, che Forza Italia legittimamente chieda per sé e per i suoi elettori visibilità e spazio mi sembra una cosa anche ovvia. Ci sono però delle realtà esistenti. Noi abbiamo un candidato Maroni a Varese che non è un candidato della Lega, è il candidato del centrodestra ed è ovviamente insostituibile. A Gallarate abbiamo una continuità, è una continuità che deve essere anche importante rispetto a quello che è successo con Forza Italia a Gallarate, e quindi mi sembra assolutamente assurdo mettere in discussione la figura di Andrea Cassani. Su Busto Arsizio io onestamente non posso pretendere di battere i pugni avendo 3 sindaci della Lega in 3 grossi comuni. La partita è aperta al centrodestra. Noi non facciamo assolutamente discussione o problematiche se il candidato deve essere di continuità con Antonelli o di Forza Italia. È una questione che stiamo discutendo con gli alleati. Io voglio ricordare anche che esiste una quarta partita, che è quella del presidente della provincia. Noi ci siamo conosciuti parecchi anni fa, perché lei è stato in consiglio provinciale, insomma sul territorio, è stato candidato sindaco, ha avuto parecchia militanza. Però da qualche anno a questa parte sul territorio noi non la vedevamo. Sappiamo che è sempre stato interno alla Lega, è sempre stato molto operativo, ma forse un po' di quel contatto si è perso in questi anni. Non rischia di esserci qualche effetto collaterale dovuto più che altro a un'interlocuzione sospesa? Allora, il motivo per cui ho mantenuto la squadra. Io sul territorio, nel bene o nel male, ho sempre seguito. Però, sinceramente, 2 anni dedicati soprattutto a una nicchia per la Lega, che è quella dell'aerospazio, mi ha fatto staccare magari da alcune problematiche territoriali. Questo è vero, l'ho detto anche agli alleati al tavolo provinciale, di darmi giusto un paio di settimane di tempo per rifare il quadro della situazione. Per rifare il quadro della situazione ho bisogno di una mano viene dalla squadra uscente di Matteo Bianchi, e per quello che l'ho riconfermata, e viene soprattutto da 2 personaggi di spicco, proprio Alessandro Fagioli agli enti locali, sindaco uscente di Saronno e uomo del territorio, e da Federico Martegani, altro uomo sicuramente del territorio. Lezioni garantite in aula per studenti con disabilità e con problemi di apprendimento accade in molti comuni della provincia di Varese, anche a Samarate. La campanella, zittita dall'emergenza Covid e dalla zona rossa, torna a suonare anche nelle scuole di Samarate, dove, come previsto dalla legge, alcuni studenti, soli o in piccoli gruppi, possono rientrare in aula per fare lezione. Obiettivo: offrire un supporto concreto a bambini e ragazzi con disabilità o con bisogni educativi speciali.
Sono 16 su 700 gli alunni che stanno frequentando, spiega Francesca Capello, dirigente dell'Istituto Comprensivo Padre Manzoni, che comprende due primarie, una secondaria e una scuola dell'infanzia. Sono 4 bimbi all'infanzia, 6 e 5 nelle due primarie e uno solo alla secondaria. Lo spirito proprio della normativa è questo, cioè dare la possibilità a chi non riesce a distanza di seguire in presenza. Nei fatti cosa viene proposto a questi ragazzi? Vengono affiancati durante appunto le lezioni a distanza? Si cerca di far coincidere il più possibile il momento in cui loro sono a scuola con le lezioni a distanza dei compagni, ma non si riesce a farlo coincidere completamente. C'è anche da tenere conto che sono ragazzi molto spesso che anche a scuola lavorano in parte in classe e in parte con il loro docente, perché comunque hanno una programmazione che a volte coincide con quella della classe, a volte non è esattamente sovrapponibile. Quindi anche in questo momento ciò che viene dato è dato in parte per stare con la classe e in parte invece per lavorare con il proprio docente sugli obiettivi specifici e comunque per mantenere una relazione educativa. Perché abbiamo visto l'anno scorso, quando sono stati a casa veramente per tanto tempo, per loro era poi proprio difficile davvero semplicemente riprendere la relazione con il proprio insegnante di riferimento. Non per tutti gli studenti, però, tornare in aula è la scelta migliore, precisa Capello. Per alcuni non è detto che venire a scuola sia la situazione migliore, perché per gli alunni che sono in grado, tutto sommato, con un supporto, un aiuto di seguire a distanza, può essere meglio rimanere a casa perché così si fa la stessa cosa che fanno tutti i compagni. Per chi invece a distanza davvero non riesce da solo, perché magari ha proprio difficoltà a stare davanti al video per lungo tempo o comunque ha bisogno di essere costantemente affiancato, il fatto di poter lavorare con il proprio docente di riferimento invece è essenziale. Per la cultura anche Busto Arsizio rende omaggio a Dante Alighieri in occasione del 700° anniversario della morte. L'amministrazione comunale promuove dunque un ricco calendario di eventi. Poker di appuntamenti per celebrare il sommo poeta. Anche Busto Arsizio fa la propria parte nel portare al pubblico una serie di iniziative che rendono omaggio a Dante nei 700 anni dalla morte e nello stesso tempo all'essenza stessa della cultura e delle radici italiche. Si parte nel Dante D, mercoledì 25 marzo alle 19, in diretta streaming dalla Basilica di San Giovanni, dove Monsignor Ballarini terrà una conferenza sul rapporto tra Dante e preghiera. Dopodiché altri 3 appuntamenti a maggio, giugno e settembre, nell'auspicio che almeno i prossimi incontri possano essere in presenza e possano spingere anche noi a rivedere le stelle. Ci pare un inizio anche altamente simbolico questo, grazie all'allegoria che accompagna la Divina Commedia in questo viaggio di salvezza verso la beatitudine, una aspirazione, quella alla salvezza, all'approdo, alla vita con la V maiuscola, che in qualche modo spiritualmente, dato il periodo che stiamo vivendo, tutti stiamo avvertendo. Un defibrillatore può fare la differenza, non è una novità e proprio per questo tali dispositivi sono sempre più diffusi nei luoghi chiave di città e di paesi. Basti pensare che in Italia si registrano 60.000 vittime di arresto cardiaco ogni anno e che l'uso di un defibrillatore nei primi 5 minuti abbia il 50% della probabilità di salvare la vita. Ora la Croce Rossa di Luino e il suo leader Pier Francesco Buchi hanno deciso di trasmettere in modo ancor più capillare la cultura della prevenzione. L'associazione ha quindi avviato una serie di iniziative vantaggiose tagliate su misura per le imprese e le attività commerciali al fine di portare in azienda dei corsi di formazione e di aggiornamento che insegnino proprio il corretto utilizzo dei defibrillatori. E ora un'anticipazione di prospettive, un doppio appuntamento dedicato alla memoria delle vittime Covid, ma soprattutto alle sfide della ripartenza. Sono appunto le prossime 2 puntate di prospettive. Ecco un'anticipazione. Mi sono rimaste dentro tantissime emozioni, tantissime cose. La più terribile era la morte. La morte ci passava accanto tutti i giorni, ci guardava, ci salutava e diceva passo dopo, adesso non mi fermo. Però era puntuale, continuava a venire tutti i santi giorni e si portava via qualcuno.
La drammatica testimonianza di un infermiere in un reparto Covid per ricordare la pandemia vissuta nell'ultimo anno, ma anche per raccontare le speranze di nuova crescita. Martedì 23 marzo alle 20.05 su Rete 55 ne parlerà Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro, che ha promosso la Settimana della Resilienza, con anche un convegno sulle sfide per la tutela e la ripartenza e la piantumazione dei primi alberi del bosco urbano dedicato alle vittime del coronavirus al Cimitero Monumentale di Torino. E affinché la speranza torni a mettere radici, sempre alle piante è stato affidato il ricordo di chi ha perso la vita a causa del Covid-19 a Bergamo, con l'inaugurazione del Bosco della Memoria, che dovrebbe essere pronto in autunno e per il quale, dopo la posa del primo albero con il Premier Draghi settimana scorsa, domenica si è conclusa la raccolta fondi che, nonostante la crisi, si è chiusa con oltre il doppio delle donazioni necessarie, come spiegherà mercoledì 24 marzo, sempre alla trasmissione Prospettive, il coordinatore nazionale dell'Associazione Comuni Virtuosi, Marco Boschini. Siamo molto contenti sia del risultato della campagna, l'obiettivo erano 50.000 euro, ne abbiamo raccolti più di 110.000, ma soprattutto siamo contenti del fatto che la campagna di crowdfunding ci ha consentito di far conoscere il progetto per il dopo, per quando cioè il bosco sarà inaugurato e avremo la possibilità di attivare una serie di collaborazioni con tantissime realtà del territorio stesso. Quindi la campagna è andata benissimo e questo ci consente di finanziare completamente il progetto e di avere anche una comunità attenta e pronta a collaborare con noi. A tutti buongiorno, il cielo di oggi resterà sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, fresco nelle ore notturne con temperature poco sopra gli 0 gradi, ma i valori massimi sono previsti da 13 a 15 gradi. Sulle Alpi debolmente ventilato da nord e zero termico in rialzo a circa 2000 metri di quota. Con la prima parte del nostro TG abbiamo terminato, ora le sigle poi la pagina sportiva, a tra poco.